Perfetto, professore. Il professor Luigi Mascelli Biorini, che questa sera ci parlerà di Napoleone a Sant'Elena. Quando volete siamo in diretta. Buonasera a tutti, come presidente dell'istituto voglio ringraziare prima il professore Luigi Mascelli Migliolini, che è stato così gentile a venire oggi a tenerci questa conferenza, che doveva essere una conferenza sull'ultimo libro che lui aveva scritto, L'ultima stanza di Napoleone. Ma dato che noi ci teniamo a non fare delle conferenze sui libri, abbiamo cambiato leggermente il titolo, parlando poi sempre dello stesso problema. Comunque vorrei ringraziare anche Mariella Russo, la famiglia Campora, Mario Capozzi, Antonio Cafiere, tutti coloro che ci hanno aiutato, specialmente Ambrogio, Coppola e Sara Ciocio di Positan Plus, che ci aiutano a permetterci di poter esistere in questo momento di ancora un po' di pandemia, dove non è possibile riunire tante persone. È inutile che dica chi è il professor Migliolini, che ha una storia incredibile. È uno degli studiosi italiani più quotati in ambito europeo e specialmente in Francia. Non si fa una cosa sull'Italia, sul periodo napoleonico, dove il professor Migliolini non sia coinvolto, perché è il maggiore storico di questo periodo, interessante, importante. È professore all'Orientale di Napoli ed è anche membro dell'Accademia dei Lincei. Con noi, spero che sia un nostro caro amico dell'istituto, è la terza o quarta volta che viene. Forse la quarta, eh? Io sì, credo che e penso che ogni volta che venga ci chiedono sempre di farlo ritornare. Significa che anche se parla di storie, che molti considerano una cosa noiosa, lui è capace di rendere la storia una cosa interessantissima, specialmente per le giovani generazioni. Infatti anche oggi abbiamo un ragazzino giovanissimo che vuole ascoltare su Napoleone. E ricordo che quest'anno è il 200° è l'anniversario, sono 200 anni dalla morte di Napoleone. L'istituto ha ritenuto importante, nel nostro piccolo, fare una piccola conferenza su questo tema. Lascio subito la parola al professor Migliolini, che più di Mascelli Migliolini, che più di me potrà divertirmi. Grazie a Russo, che è un amico carissimo ormai, dobbiamo dire. Non solo queste occasioni che abbiamo avuto sono sempre per me molto divertite, sono sempre proprio una specie di volontà di farsi male, se non continuare a dire sì, per soffrire. Invece no, sono sempre molto contento di incontrare Luciano, ma poi ci sentiamo tante volte anche per telefono, rincorrendoci perché è più difficile da rintracciare. Ci riusciamo e cerchiamo di mettere in piedi qualche cosa. Adesso certamente dobbiamo occuparci un po' davvero di questo istituto e vediamo se, ne ho già parlato con alcuni amici dell'Accademia dei Lincei, se nelle varie iniziative che fa l'Accademia, anche di divulgazione, c'è proprio un pezzo dedicato alle scuole, dedicato ai rapporti con le istituzioni culturali. Senso, con un po' di pazienza, perché queste cose la pazienza è d'obbligo, riusciamo anche a creare un importante, come dire, momento di lavoro comune tra accademia, devo dire voi quanto sia prestigioso, ma un'istituzione che voi conoscete bene come questo. Quindi parto con un annuncio verso il futuro. Dopodiché torniamo indietro, torniamo a questi 200 anni
che ci separano dalla morte di Napoleone. Ho detto, diciamo che sono appunto 200 anni. Questo bicentenario era cominciato un po' in sordina, devo dire la verità, nel senso che c'è uno molto importante per noi in Italia, certamente, che ha occupato molto di più l'attenzione, sono i 700 anni di Dante. Noi eravamo più piccolini, più circoscritti, peraltro con un personaggio sicuramente rilevantissimo, ma non propriamente italiano, in parte legato alla storia italiana, ma non immediatamente italiano. Per cui all'inizio abbiamo avuto qualche difficoltà a far comprendere come, anche di fronte a Dante, anche di fronte a tante altre cose, parlare di Napoleone ancora una volta, perché se ne parla sempre molto, fosse una buona idea. Non eravamo aiutati dai francesi, perché noi avevamo qualche difficoltà. Le difficoltà, lo dico, tra noi nascevano molto anche dall'atteggiamento sempre spinoso, e devo dire sempre più spinoso, che una parte del mondo politico sicuramente, ma anche intellettuale, dell'Italia settentrionale, dedica a questa figura. Ora, quando sono i veneziani ad arrabbiarsi un po' su Napoleone, è perfettamente comprensibile, perché insomma, era già morta la Repubblica, quindi più in fondo è stato solo un esecutore testamentario, però è anche vero che è bellissima cosa che la Repubblica di Venezia e la sua storia sono finite per mano di Bonaparte durante la campagna di Napoli. E quindi che i veneziani non abbiano sempre gran voglia di parlare di Napoleone, o addirittura abbiano voglia di parlarne male, si capisce. Perché però i milanesi, che sono stati tra i più accaniti avversari di celebrazioni, come dire, più intense di questo bicentenario napoleonico in Italia, vogliano un velo di silenzio su quella che invece è una delle pagine più importanti della loro storia, perché Milano certamente ha avuto un grandissimo periodo di illuminismo, ha poi tutta la grande storia che ne dobbiamo riconoscere nel Risorgimento e anche nell'Italia Unita, miracolo economico, insomma tutto quello che noi sappiamo di Milano. Ma l'età napoleonica è stata particolarmente generosa con Milano, perché lo dico spesso e qualche volta riesco finalmente a mostrare, cioè a far capire a loro cosa. Se noi prendiamo nel Settecento, che pure è stato un secolo importantissimo per Milano, le grandi città italiane, noi troviamo sicuramente Napoli e Venezia tra le più rilevanti. Roma lo era perché c'è il Papa, quindi quando c'è il Papa, Roma è sempre importante. Firenze certamente non era la città che conosciamo oggi, era una cittadina piccola, poco allora c'era il passione per il Rinascimento. Lo stesso Dante, l'ho scritto in questi giorni, nel Settecento non era il poeta che celebriamo adesso, c'è voluta poi tutta la passione del Risorgimento, Foscolo, per farlo diventare il poeta nazionale che noi oggi ricordiamo. Quindi insomma c'erano molti motivi per non ricordarla, e Milano era quello che era, una città rilevante, ma insomma, ripeto, il Settecento italiano erano Napoli e Venezia, con Roma ubriaca. Dopo Napoleone non si può più dire la stessa cosa. Milano è diventata una grande città, è diventata già una grande città europea, la sua industria si è molto rafforzata, rinnovata, ha stabilito soprattutto, pensate a tutto quel lavoro di attraversamenti delle Alpi che fa l'ingegneria in età napoleonica, e che è quella che crea quella condizione di Milano in Europa, come si dice, Milano vicino all'Europa, come dice Dalla, che poi rilancia anche Milano in Italia. Quindi devo dire che il bicentenario napoleonico si è un po' alla volta imposto anche all'attenzione degli italiani, e abbiamo fatto una quantità di cose, abbiamo anche un sito, posso fare un po' Napoleone 21, che è il sito del Comitato Nazionale per le Celebrazioni Napoleoniche che presiedo, e che sta raccogliendo tutte le tante cose che poi, vista la pandemia, non si sono fatte molto fino ad ora, ma si faranno molto da settembre fino addirittura, abbiamo pensato al 5 maggio del 2022 come il punto di arrivo, e non solamente al 5 maggio del 2021, dove pure però lo troverete sul sito, abbiamo creato l'occasione per una serie ripetuta di letture del 5 maggio, fatta da vari luoghi, in varie città, in vari luoghi, nel senso che si vedono anche a volte, perché sono dei video con un attore, un'attrice che recita il 5 maggio,
e questi luoghi sono dei luoghi che in genere ospitano ancora oggi, o sono legati alla memoria napoleonica, oppure ospitano istituzioni importanti, l'Archivio di Stato di Milano, per esempio la Biblioteca Ambrosiana, sempre a Milano, e via discorrendo. Quindi, insomma, se abbiamo questo bicentenario, Sant'Elena diventava in qualche modo la cosa di cui parlare, non necessariamente, perché si poteva parlare anche di altre cose, ma naturalmente Sant'Elena era obbligata. E qui un po' nasceva il problema che su Sant'Elena, per carità, la letteratura è vastissima, le cose che sono state scritte sono moltissime, la memoria di Sant'Elena soprattutto è una cosa molto intrigante, ma proverò semmai a dirlo un po' più avanti. Però Sant'Elena, per chi studia Napoleone, per chi soprattutto è appassionato a Napoleone, è pur sempre il luogo della sconfitta, è sempre il luogo nel quale abbiamo un Napoleone senza battaglie, un Napoleone senza bandiere, un Napoleone senza eserciti. Insomma, è un senza continuo, è sempre qualche cosa che ti deve rinviare all'indietro ad un passato glorioso, a dei momenti epici. Il 5 maggio di Manzoni poi lo abbiamo letto, studiato tutti quanti, e rende bene questa idea, cioè di qualcosa, anzi la rende fin troppo bene, per le ragioni che proverò, se avete un po' di pazienza, a raccontare stasera, perché mi ha sempre colpito, soprattutto in questi ultimi tempi in cui poi ci ho dovuto lavorare sopra, questo Eifu, con un punto, che è proprio una specie di sigillo tombale, cioè tutto è finito. Napoleone è morto, in qualche modo noi poi posteri giudicheremo quello che ha fatto, ma non c'è più un Napoleone in avanti, che è esattamente il contrario di quello che poi, dovendo provare a scrivere un libro, mi perdonerà, diciamo, se sovrappongo le due cose, ma non ho logica, mi sono accorto che ecco, questa tombalità dei fu di Manzoni non rispondeva a me. Ma per fare questo bisogna liberarsi progressivamente dell'idea che tutto è finito, non tanto e non solo quando è morto, ma soprattutto quando è arrivato a Sant'Elena. Cioè, i 5 anni di Sant'Elena sono un dolorosissimo calvario, chiamiamolo così, come molti lo chiameranno anche per l'epoca contemporanea, al termine della quale c'è una morte difficile, sofferta, un'agonia non semplice, o addirittura, come qualcuno ripropone continuamente, l'avvelenamento da parte del Piero. Hudson Lowe, che gioca un po' questo governatore inglese di Sant'Elena, che gioca la parte del cattivo, come tutti i film che si rispettano, e che potrebbe essere giunto persino ad avere l'idea, sempre su ordine del governo inglese, di avere una liberarsi di tutto questo. Quando io non avevo molta voglia di occuparmi di Sant'Elena, perché effettivamente è una materia complicata, ci sono tante memorie, ci sono tanti ricordi. Sant'Elena era un'isola lontana da tutto, per questo viene mandato lì, perché è un'isola che ha una distanza di 1500 km da Città del Capo, che è il punto, come dire, più vicino. Le isole intorno, che poi gli inglesi subito vanno ad occupare per paura che lui possa fuggire, sono però a 1200-1500 km, la costa dell'Africa è a 2000 km, insomma è proprio uno scoglio, un isolotto in mezzo all'oceano. Non c'era nessuna possibilità che gli potesse scappare, anche se, come dicevo, gli inglesi continuano ad avere una grande paura. Questa dimensione fa sì che apparentemente non ci sia nulla da fare a Sant'Elena, se non che però Sant'Elena era anche, perché poi è una rotta importante nell'età moderna, ma che viene abbandonata dopo il canale di Suez, era sulla rotta cosiddetta del Capo, cioè la rotta che aveva fatto anche Vasco da Gama, il primo anzi che l'aveva fatto, cioè che dall'India, ma anche da prima dall'India, dal Giappone, insomma dall'Oriente, dall'Asia, se si vuole arrivare nell'Atlantico e dall'Atlantico in Europa, cioè se si vuole arrivare dall'Asia all'Europa nell'epoca in cui non ci si può usare il canale di Suez, che non è stato ancora scoperto, beh, bisogna a un certo punto, è utile passare da Sant'Elena, fermarsi nel porto di Jamestown, che è l'unica cittadina di quest'isola minuscola, e fare rifornimento di viveri, di riposare naturalmente navigazione a vela, quindi rimettere un po' a posto le navi. Questo crea un circuito di andate e venute da Sant'Elena verso l'Inghilterra, che fa sì che l'isola è piuttosto frequentata.
Da quando Napoleone poi sbarca, addirittura c'è una specie di boom turistico, perché gli abitanti di Jamestown erano 3-4 mila nel 1815 quando arriva Napoleone, e diventano 7 mila, 8 mila quando Napoleone ci vive, un po' perché mettono una guarnigione militare più robusta, ma anche perché una quantità di persone si fermano, si sarebbero dovute fermare, si trattengono di più e soprattutto vogliono vedere, vogliono toccare, vogliono parlare con quello che nella buona o nella cattiva sorte, uomo della leggenda nera, uomo della leggenda d'oro, rimane l'uomo più famoso del secolo. E quindi soprattutto nella prima parte di questa, di questo esilio di Sant'Elena, Napoleone si concede con una certa tranquillità queste visite, sono un modo anche un po' per passare il tempo, sono un modo per capire che cosa sta succedendo tutto in giro e anche per mandare messaggi, diciamo, più o meno espliciti sulla sua condizione, che è una condizione più che di esule, di carcerato, di prigioniero. Poi dopo si stanca un po' perché la malattia avanza, poi si irrita delle condizioni sempre molto, insomma c'è sempre tanta gente intorno preoccupata appunto che in queste visite lui possa lasciare passare qualche messaggio nascosto, sempre con questa idea che possa fuggire da Sant'Elena. Ma insomma tutti quelli che poi incontrano Napoleone, lo vedono da lontano, riescono a parlare di mezz'ora, invece ci parlano un po' più a lungo, sono anche a volte ufficiali, amministratori inglesi dell'isola, insomma gente che ha una certa frequentazione di Napoleone in quei giorni, tutti quanti ci hanno lasciato una traccia. Nessuno che abbia visto Napoleone a Sant'Elena si è sottratto all'idea di scrivere 10 righe, un libro, 4 pagine raccontando il giorno in cui aveva incontrato Napoleone, o i mesi o i giorni nei quali lui aveva potuto vivere quasi da vicino insieme alle cose del secolo. Da qui quindi una memoria vasta e disordinata, perché c'è quella che poi ci ha lasciato lo stesso Napoleone, quella che ci hanno lasciato coloro i quali sono stati vicino a Napoleone, tutti quelli che l'hanno visitato, come ho detto adesso, qualche volta uscite molto presto, altre rimaste nascoste, e soprattutto una memoria nella quale tra il vero e il falso, tra ciò che è veramente accaduto e ciò che un po' è stato raccontato, è difficile districarsi, al punto che io penso che valga la pena di arrendersi e di dichiarare che tutto quello che è stato scritto su Sant'Elena e dalla gente di Sant'Elena vale più la pena di prenderla per buona e di provare invece a capire perché nasce una sorta di mito di Napoleone a Sant'Elena, perché Sant'Elena non debba essere tanto vista con l'occhio del, come dire, col microscopio, con l'occhio dell'attenzione per dire a questo è vero, ma no, questa è una cosa che si è inventato Napoleone o si è inventato il conte di Montolone o quell'altro. Ma dobbiamo invece abituarci a pensare a 5 anni nei quali la preoccupazione principale è costruire un racconto su Napoleone. Quindi Sant'Elena è soprattutto il luogo in cui si racconta. Non abbiamo più battaglie nelle quali dovessi dire se Napoleone avesse fatto così avrebbe fatto meglio, avrebbe fatto peggio, strategie politiche, ma se si fosse sposato, nulla. La politica ci abbandona, la vita militare ci abbandona, le questioni delle grandi economie, rimane solamente un isolotto di 9 km per 12, quindi relativamente piccolo, che come dice uno è una nera cicatrice eruttata dall'oceano perché è di origine lavica e quindi si presenta come una cosa nerastra, una roccia nerastra. Poi alcuni dicono, anche quelli che ci sono stati, che poi non è così pessimo e nemmeno il clima è così pessimo come viene raccontato, si tratta pur sempre di un isolotto poco sotto i tropici, insomma, e altri invece lo descrivono come l'inferno in terra. Ma anche qui vale quello che vi ho detto, verità, bugia, uno ci va, poi ci sono alcuni che ci sono andati con quel tempo, altri che ci sono andati con le pessime navigazioni, come racconto sempre, ma racconto anche a voi, fino a che non si inaugurava un aeroporto a Sant'Elena, ma è accaduto solo 3-4 anni fa, e peraltro sembra pure non funzionare molto alla pista troppo corta, i venti, eccetera, quindi non è facile da poter utilizzare, comunque va utilizzato la città del Capo, non è che voi potete imbarcare da Parigi o da Londra e andare a Sant'Elena, dovete sempre andare alla città del Capo, e da città del Capo andate con questo aereo se ci si riesce, se no rimane ancora in piedi
vecchio postale inglese di Sant'Elena, che una volta alla settimana, forse due volte al mese, faceva il viaggio da città del Capo a Jamestown. Viaggio che durava 9 giorni, dura ancora 9 giorni, e si poteva anche concludere però lì veramente con una clamorosa sconfitta, perché ci sono miei amici appassionati napoleonici che sono andati in devoto pellegrinaggio, perché lì si tratta proprio di un pellegrinaggio non alla Mecca, insomma ci vanno i patiti di Napoleone, e non hanno visto però i luoghi sacri, diciamo, che sono tra l'altro di giurisdizione francese, perché per un accordo di metà 800 tra la Francia di Luigi Filippo e la regina Vittoria, i luoghi abitati da Napoleone, quindi soprattutto la casa di Longwood e anche il luogo dove poi venne sepolto fino ad andare poi negli invalidi, hanno la bandiera francese, sono extraterritorialità francese. C'è anche un console francese a Sant'Elena che deve governare questo. Ecco, se voi partite con questi 9 giorni, può anche capitarvi di trovarvi in piene burrasche, quindi in un momento in cui Sant'Elena non è così gradevole da essere vissuta, fate il giro dell'isola perché non potete sbarcare e ritornate indietro per altri 9 giorni e avete vissuto così la vostra avventura napoleonica. C'è chi racconta anche questa storia e non è brillantissima. Adesso l'aereo dovrebbe evitare, ma insomma era un luogo veramente lontanissimo. Ce l'avevano mandato proprio perché era così. E Napoleone, appena arriva, poi vediamo come arriva, ma vediamo proprio alla fine, si deve porre il problema di che cosa fare. Voi dovete immaginare che questo uomo ancora 3 mesi prima stava combattendo a Waterloo, aveva fatto 100 giorni quella impresa epica, insomma era un uomo che come dico perché da qui che è nato poi questo libro, aveva avuto l'Europa come portiere di casa e che via via aveva visto il suo spazio chiudersi sempre di più, cioè dall'Europa, poi solamente la Francia, poi dalla Francia l'isola d'Elba, che rispetto a Sant'Elena era molto grande, era anche in condizioni diverse, totalmente, lì veramente era un imperatore di una seppur piccola isola. E poi questa isola di 9 km per 12, che diventa più piccola nel momento in cui arriva questo terribile, o almeno si immagina terribilissimo, governatore inglese Gaston Locke, che comincia a mettere tutta una serie di restrizioni, qui puoi passare, lì non puoi passare, qui devi passare solo se vieni controllato dalle truppe inglesi, a che poi Napoleone a un certo punto si arrabbia e dice ma allora io non mi muovo più dal mio piccolo recinto, un recinto che non era proprio piccolissimo, nel senso che era una casa non grandissima, Longwood House, e una dimensione di 3 km più o meno da una parte, 3 km dall'altra, che per noi sarebbe anche ragguardevole, solo che lui amava molto cavalcare, quindi capite bene che 3 km a cavallo è niente, quindi era chiuso veramente. Dopodiché tutto questo gli viene ulteriormente condizionato, quindi lui si chiude praticamente in casa e nell'ultima parte della sua vita si chiude anche nelle sue 2 stanze, quelle veramente minuscole, poi solo il letto e, come scrivo, alla fine solo il corpo. Ecco, per questo l'ultima stanza di Napoleone, perché quello che mi ha colpito di questa storia di Sant'Elena, quando ho deciso di raccontarla, era proprio questa specie di telescopio rovesciato. Cioè questo zoom che parte dall'Europa e alla fine finisce in una stanzetta di 10 metri quadrati dove lui ha messo una brandina da campo, perché appunto fino all'ultimo a mantenere questa idea di essere un militare, e in questa brandina da campo poi c'è solo lui, il suo corpo e la morte del cibo. Ma questa storia, che è una storia appunto di uno spazio che zoom, di uno spazio che si concentra sempre più sul piccolo e che alla fine diventa veramente solo l'esperienza fisica di Napoleone, non ci sottrae dall'idea di sapere che questo spazio è anche un tempo. Sono 5 anni abbondanti, non sono pochi, di un uomo che, come dicevo prima, aveva l'Europa come cortile di casa ed era un uomo che persino all'epoca, quando c'era andato, ho raccontato in altre storie, comincia subito, allora costruiamo delle strade, le miniere non rendono abbastanza, dobbiamo fare in modo che queste miniere rendano,
costruisce due abitazioni rimettendo a posto delle vecchie cose che non funzionavano, insomma, è l'uomo che abbiamo conosciuto. Un uomo che in qualche modo ha sempre un'energia e soprattutto ha sempre un domani davanti. Ecco, anche qui Manzoni poco convince. Il Napoleone di Sant'Elena, nonostante non ce l'abbia, e il primo a saperlo che non ce l'ha è lui. Lui non ha illusioni, non è che pensa a non organizza nessun complotto. Alibaba aveva complottato parecchio da un certo momento in avanti per riuscire a fuggire. Ma lei no, lì sa bene che non è possibile, quindi manda dei messaggi, ma sono dei messaggi, come dire, via via per il futuro. Napoleone è un uomo che certamente all'inizio immagina che non abbia altro da fare a Sant'Elena che scrivere le sue memorie. Ed è già molto. È già molto perché la prima idea è suicidarsi. Lo aveva già provato, lui ha due momenti in cui pensa di togliersi la vita. Il primo è quando finisce, diciamo, la prima parte della sua avventura, quando a Fontainebleau, dovendo ancora sperare che la sua resistenza possa portare sul trono il piccolo figlio, Napoleone II, re di Roma, apprende però che Marmont, uno dei suoi generali più vicini, che soprattutto comanda la piazza di Parigi, in realtà si è arreso agli austriaci a Tredegno praticamente, e che quindi non ha più nessuna speranza. Non lo toccheranno, però non daranno mai al trono al figlio. A quel punto lui è tentato dal suicidio, e probabilmente la volta che lo fa veramente, ma dicono i più maliziosi, con una fiavetta che lui portava sempre con sé, ma la portava dai tempi dell'Egitto, cioè da 10-12 anni prima, quindi è possibile che fosse scaduto l'effetto del veleno e i più maliziosi pensano quindi che abbia simulato questo tentativo di suicidio. Il secondo lo fa, o almeno pensa di farlo, sulla nave inglese che lo porta a Sant'Elena. Lo dice a qualcuno che gli è vicino, questo strano personaggio che è Bartolomeo di Las Casas, che è quello che scrive il memoriale di Sant'Elena. E questo Bartolomeo de Las Casas ha un gesto carino, interessante, che è quello che muove la memoria di Napoleone. Napoleone decide di suicidarsi perché lui è un grande amante dell'antichità, ha letto di Catone, sapete, il grande personaggio dell'antichità, che pur di mantenere la propria libertà si toglie le vene di fronte alla fine della Repubblica Romana. E quindi legge queste cose e dice, vabbè, anch'io farò così. A questo punto, questo Las Casas dice, no, signore, ma voi non potete fare, voi non potete suicidare. Ma dialogo, diciamo, immaginato su questo vascello sull'Atlantico, e Napoleone dice, sì, io ho deciso. E Las Casas trova la frase giusta, dice, ma lei non può suicidarsi, perché questa cosa la fanno ormai, è diventata una cosa letteraria, siamo agli inizi del romanticismo, siamo nell'Ottocento, non siamo ai tempi di Catone. Questa cosa la fanno gli amanti traditi, gli innamorati sfortunati, qualcuno che ha perso una grossa fortuna al gioco. È una cosa da parvenu, da gente semplice, se si suicida non si penserà a un grande gesto eroico, ma un gesto fatto. Questa osservazione colpisce Napoleone, ma non lo persuade del tutto, e rilancia, dice, ma vabbè, io non mi suicido, ma che cosa mi resta più da fare? E questo ha un'idea geniale, dice, sì, voi dovete raccontare voi stesso, voi dovete raccontare tutto quello che è accaduto fino ad adesso. La gente non deve dimenticare quello che siete stati. E siccome su quella nave già avevano gli inglesi cominciato a chiamarlo il generale Bonaparte, come se Napoleone non fosse mai vissuto oltre gli anni in cui era stato generale, quindi più o meno fino alla campagna d'Egitto, dimenticando, anzi ostentatamente volendo dimenticare, che lui era stato un imperatore con il quale tra l'altro l'Inghilterra aveva anche concluso qualche accordo come la pace di Amiens, Napoleone capisce che questa storia funziona e quindi dice sì, non mi suicido più, racconterò più. E da quel momento comincia questa battaglia della memoria, come si chiama, e cioè Napoleone che comincia a dettare ai suoi quattro collaboratori che gli sono più vicini, che non a caso poi verranno chiamati quattro evangelisti, quasi fosse veramente la costruzione
di un testo sacro che diventa il memoriale di San Pietro. D'altra parte, così le generazioni romantiche lo vedranno, lo dico, fa dire a uno dei suoi protagonisti, il protagonista del Rosso e Nero, Stendhal, dice, il protagonista del Rosso e Nero è un giovane di questi inquieti romantici che poi diventano rivoluzionari, patriotti, un po' in tutta Europa, che lui non leggeva altro che il memoriale di Sant'Elena, lo teneva sempre sotto il letto perché era un libro clandestino in quegli anni, perché lui riteneva che quello che c'era scritto nel memoriale di Sant'Elena, un po' come dicono i commentari del Corano, racchiudeva tutte le verità possibili. Quindi tutti gli altri libri o non servivano perché dicevano la stessa verità oppure erano bugiardi. Quindi il memoriale di Sant'Elena si costruisce come una sorta di breviario, di grande libro sacro per questa nuove generazioni romantiche che dovranno vivere. Però è un libro di ricordi, almeno all'inizio, di memoria. E Napoleone quindi acconsente, vi ho detto, dopo questa strana discussione sul vascello inglese, comincia una dittatura forte. Lui all'inizio comincia anche a scrivere direttamente. Ma come raccontano tutti quanti, era tutto illeggibile, perché aveva una tale velocità di pensiero che persino quando scriveva lui, la sua mano non riusciva a tenere il filo del ragionamento che aveva in testa, per cui uscivano fuori degli scarabocchi, aveva una pessima grafia, per cui poi lui stesso si andava a leggere e non si capiva. A quel punto si arrende, mette questi quattro cosiddetti evangelisti, che erano un maresciallo dell'impero, un barone, non è che erano proprio degli stirati, poi mette anche un paio dei suoi servitori più fedeli, perché è un'operazione mastodontica. Tutte le mattine ci si sveglia, ci si mette a un tavolo e lui o rilegge quello che ha fatto, che ha dettato il giorno prima e che è stato copiato dai suoi collaboratori, oppure detta e legge, e poi rilegge, poi cambia, e poi corregge, poi c'è la seconda stesura, e poi c'è la terza. Insomma, è un lavoro monumentale che si svolge con una certa regolarità. Già a bordo della nave inglese ci vogliono 2 mesi e mezzo per andare dal mare del nord a Sant'Elena, e poi diventa il regolare modo in cui si passa un po' di tempo a Sant'Elena. Questa cosa però non riesce a soddisfare completamente Napoleone. Un po' perché è un uomo d'azione, quindi vuole andare a cavallo, vuole passeggiare, si diverte molto nei primi tempi, perché prima che si costruisca questa Longwood House è ospitato da un bottegaio del posto, un certo Balcon, che ha una villetta dove viene ospitato per parlare degli spazi, per capirci, in una specie di dependance di questa casa del bottegaio inglese, che non è più grande di 25-26 metri quadrati, leggermente soppalcata, per cui lui vive dei 25-26 metri in basso e sopra si arrangia, per così dire, a vivere e a dormire la Scalases, che è quello che è sempre pronto a ricevere le memorie, un ricordo improvviso. I servitori, i valletti, dormono all'esterno, fuori di casa, di questo appartamento minuscolo, diciamo, una sorta di miniatura. Quindi non solo lui è un uomo di energia e di azione, quindi vorrebbe sempre fare qualche cosa, anche di fisico, ma soprattutto perché tutto questo è rivolto in qualche modo troppo al passato. Ricordare se stesso non è qualcosa che gli fa bene, lui lo sente. Da un lato, adempiere un compito, una missione, un compito pubblico, ma al tempo stesso gli è doloroso, non gli restituisce esattamente benessere, e di benessere ne ha bisogno perché le condizioni generali sono delle condizioni ai tropici, fa caldo, poi è umido, insomma non è una condizione felice. Poco alla volta però lui comprende che questo sguardo rivolto al passato in realtà è uno sguardo rivolto all'avvenire. Questo la scala si era un po' provato a spiegarlo sul vascello inglese, sulla camera, ma lui lo capisce poco. E quindi la bellezza e l'interesse di questi giorni di Sant'Elena non sono e non tanto in quello che lui racconta di ciò che ha fatto, perché in qualche modo
tanto che la Costituzione naturalmente è in parte, i lumini e molte cose, ma sarebbe tutto sommato come poi tutti quanti quelli che vanno in esilio, che diventano vecchi, che non vanno al ristorante, fanno, cioè scrivono la loro memoria per dire quanto sono stati bravi, quando sono stati bravi. Ma Napoleone non fa così. Napoleone usa questo rapporto con la memoria per cominciare a conoscere se stesso. E qui diventa un'altra storia, molto affascinante per chi la vede da vicino, ed è quella che ho provato in qualche modo. Napoleone torna indietro, in queste memorie torna agli anni della... Io poi l'ho raccontato anche in un altro piccolo libro che è uscito, che sono le tre isole di Napoleone, perché Napoleone ha la vita scandita da tre isole, la Corsica, l'Elba e poi Sant'Elia, che è una condizione del nostro mare. Si rivede bambino, si rivede negli anni in cui era in Corsica, insomma, non è tanto la memoria di quello che ha fatto in assoluto, è una pellicola che si srotola e si riarrotola intorno ad alcuni nodi fondamentali. Il primo, che era quello in qualche modo che aveva respirato in Corsica. Quando lui era ragazzo in Corsica, era stato un lettore avidissimo di tutto quello che si poteva leggere, aveva letto di tutto, aveva letto in particolare Rousseau. Allora, da tutta questa bulimia di lettura gli era venuta intanto la voglia di fare lo scrittore. Noi possediamo un romanzetto, romanzo piccolo, possediamo delle novelle, possediamo delle infuocate lettere in cui parla della sua Corsica, perché è il periodo in cui la Corsica vorrebbe essere indipendente, prima da Genova, poi dalla Francia, insomma è il periodo del patriottismo corso, e questo ragazzo di 16-17 anni lo vive in pieno come se fosse la battaglia della sua vita. E quindi ci regala delle pagine, non combatte solo, anzi combatte poco con le armi in quel caso, ma combatte molto con la scrittura e vorrebbe diventare scrittore. Poi a un certo punto prende un'altra strada, va nelle accademie militari, il padre lo vuole soldato e diventa un soldato di Stato. Ma il primo bivio di questa pellicola srotolata a Sant'Elia è se lui fosse diventato una cosa diversa, se lui invece di diventare quel grande uomo che è, poteva diventare scrittore. Certo è intrigante pensare che un uomo arrivato a Sant'Elena pensa di poter, che forse poteva essere un'altra cosa. Ognuno di noi talvolta fa questi bilanci nella vita, però lo facciamo talvolta da vite insoddisfatte, da vite che avrebbero voluto essere altre, semmai da uomini o donne come siamo pensavo che avremmo potuto essere Napoleone e non siamo diventati. Questo invece è un uomo che è diventato Napoleone e che quando arriva a Sant'Elena pensa che forse valeva la pena di non diventare Napoleone. E lo accompagna tutto questo ad un'altra riflessione che gli viene proprio da questa grande lettura che aveva fatto di Rousseau, e lui rimane rousseauiano sempre. Rousseau è l'uomo delle confessioni, è l'uomo delle promenade, l'uomo che pone il problema della possibilità dell'uomo di essere felice. E il convincimento per Rousseau e quindi per il giovane Napoleone, quando voleva fare lo scrittore, che si possa essere felice. Solo che Napoleone non è stato felice. Il bilancio della sua vita è un bilancio scandito da momenti nei quali avrebbe potuto, ed è così che li racconta, è così che il memoriale diventa interessante, non solo quando vi dice di che cosa ha fatto alla vigilia della battaglia di Waterloo o alla vigilia della vittoria di Austerlitz, ma dal momento in cui lui poteva essere ad un bivio, era stato ad un bivio a 16 anni, poi a pezzo, ma ci sono molti diversi momenti che lui identifica, momenti nei quali egli avrebbe potuto essere felice e non aveva scelto di essere felice. Il che unito all'impianto per non fare lo scrittore comincia a creare una matassa ancora più interessante. E perché poi non era stato felice? Perché questi bivi che gli si erano presentati lui non li aveva mai presi per adesso? Perché in fondo il bivio che gli si presentava, e anche qui questo Napoleone di Sant'Elena parla a noi in una maniera diversa da come ci parla il Napoleone di Austerlitz, il Napoleone di Marengo, o il Napoleone con dell'imperatore. Perché il bivio era all'incirca più o meno lo stesso. Era un bivio tra la felicità, diciamo così, e il potere. Ogni volta
io avrebbe potuto abbandonare l'ambizione del potere o ridimensionarla o ridurla in un altro, in uno spazio più controllabile, e scegliere invece la possibilità di liberarsi da questa cosa su cui le riflessioni di Napoleone sul potere sono tra le più interessanti. La nudità del potere, la solitudine come talvolta, la impossibilità del potere di restituirti il benessere, o per usare il termine di Rousseau e il termine di Napoleone, la impossibilità del potere di restituirti felicità. Perché il potere, non è che il potere ti deforma, almeno seguo come ragiona Napoleone a Sant'Elena, non è che ti deforma, è come se ti raggelasse, è come se il potere invece di liberarti ti incatenasse. Probabilmente questa riflessione gli appare più chiara proprio nel momento in cui è veramente prigioniero, in cui è veramente, per un certo senso, nella condizione più impedita, più carcerata, per dirla in una maniera così, ma al tempo stesso una maniera più libera. Cioè è proprio a Sant'Elena, nel momento in cui lui non può fare più nulla, non è più nulla, la memoria, il suo stesso nome è deformato, il generale Bonaparte, lui che è Napoleone da ormai per tutti e da sempre. E non può muovere un passo senza essere controllato, al punto che non li muove nemmeno, e che si auto-esclude e si auto-incarcera, se posso dire così. E questo è il momento in cui lui comprende che probabilmente è un momento di grandissima libertà, è la grande libertà interiore, naturalmente, che lui conquista in questa analisi, e perché ormai privo del potere, lui è finalmente libero. Finalmente lui si è liberato di questo potere, che non è un fantasma, quello che ha condizionato la sua esistenza, quello che lo ha formato, e se vogliamo, ma lui non dice di formare, lo ha raggelato, lo ha reso qualche cosa che in molti momenti lui aveva ha immaginato, mi piace anche raccontare questi momenti, ma non posso veramente abusare, vede con chiarezza che avrebbe potuto essere un uomo diverso. C'è un'espressione, ripeto, sono tanti momenti, c'è un'espressione che mi ha colpito, una era questa, ripeto, questa sottrazione in qualche modo dall'idea di fare come Catone, perché ormai nell'Ottocento non si poteva più fare come l'eroe della libertà romana, se ti uccidi sembri un amante tradito. E c'è un'espressione che in qualche modo può rimbalzare l'una dall'altra, che è quella della quale lui spiega questo matrimonio che fa con Maria Luisa d'Austria, le ragioni politiche, le ragioni del potere che lo avevano indotto ad abbandonare la donna che lui certamente aveva amato con una passione vera e del tutto diversa da quella che pure ha verso Maria Luisa, ma che racconterò tra un minuto, ma diversa. L'amore per Giuseppina era stato in alcuni momenti, soprattutto per l'iniziale, autentico, e anche il loro rapporto rimarrà fino alla fine, fino alla morte di Giuseppina alla Malmaison, incontri furtivi, perché poi quando lui sposa Maria Luisa, scusate se ogni tanto mi vago, e poi gli racconta, lui è costretto ad andare a trovare Giuseppina alla Malmaison, questa graziosissima villa suburbana, forse quando lui andando a Parigi ha anche visitato, perché Maria Luisa non voleva assolutamente che si mantenesse questo, vedeva che il rapporto tra Napoleone e Giuseppina aveva una natura sentimentale profonda, diversa da quella tutta politica che l'aveva resa imperatrice. Beh, comunque, anche in questo Napoleone dice: io ho sposato Maria Luisa per tutte queste ragioni e poi ho sbagliato perché ho avuto un cuore troppo borghese. Un cuore troppo borghese. E lì da questa espressione, soprattutto se messa anche con questa idea di quando ci si ammazza nel cuore. Che vuole dire Napoleone a Sant'Elena? Vuol dire che lui, in qualche modo, e lo si vede dalle lettere sufficientemente appassionate, non come quelle di Giuseppina, ma che lui le scrive dall'Elba, a Sant'Elena non più ha perso di speranza, ci sono tutte notizie del nuovo matrimonio di Maria Luisa, ma insomma, Maria Luisa, lui si era veramente innamorato a un certo punto di Maria Luisa, tanto che per farlo bene. E soprattutto aveva immaginato, e questo lo spiega, che lui
innamorato di Maria Luisa, Maria Luisa innamorata di lui, insomma, costruivano per così dire una coppia sufficientemente borghese da poter credere che il padre di Maria Luisa, cioè il grande imperatore d'Austria, con il quale lui aveva stretto vincoli di natura, soprattutto politica, un po' si era trasformato in un socio. Quando Napoleone cade in disgrazia, scrive a Francesco d'Austria come se fosse suo socio. Ci siamo capiti, è suo socio. Ma lui gli scrive come un genero che, non so, abbia qualche difficoltà e che scrive al socio di aiutare. E quindi dice, voi naturalmente penserete a vostra figlia, c'è anche il piccolo Napoleone, dobbiamo pensare al suo futuro, adesso naturalmente la banalizzo così, ma spero che si comprenda quello che io voglio dire. Le risposte dell'imperatore d'Austria sono genere, sono le risposte non del socio di Napoleone, ma dell'imperatore d'Austria, quale dice, mi rammarico della vostra condizione, credete, io soffro con voi, ma io sono l'imperatore d'Austria. Ho dei doveri nei confronti dei miei sudditi, della tradizione, eccetera, eccetera, che non vi posso proprio aiutare. Avete combinato quello che avete combinato, si danno del voi, in questo caso, voi francesi, che sarebbe il bene nostro, e capirete bene che non vi posso aiutare. E quindi lui capisce che aveva costruito soprattutto le strategie dell'ultima fase, quelle dei 100 giorni, quelle nei quali lui immagina che l'Austria lo appoggerà, lo aiuterà, non lo farà rovinare come poi rovine, perché aveva tutto, troppo preso. Cosa c'entra questo con quello che ho appena detto prima? Beh, è un itinerario alla scoperta di se stesso, dentro il quale Napoleone, in qualche modo, un po' alla volta, capisce, guardando all'indietro, poi per un attimo proveremo a guardare in avanti e vi rubo ancora un po' di 10 minuti, che lui in fondo la sua storia era la storia di un borghese. Lui era nato in una piccola isola, era nato da un avvocato in provincia, a Iaccio, provincia della provincia. Gli orizzonti di quella famiglia erano gli orizzonti decorosi, una famiglia di buona borghesia, diciamo insulare, periferica, di modestissima aristocrazia, che il padre aveva un po' gonfiato per riuscire a mandare il figlio appunto in questi collegi militari a Francia, dove però Napoleone soffriva molto, perché lui ci arrivava con una borsa, diciamo, data dal governo francese, dalla monarchia, mentre quasi tutti gli altri, essendo figli di nobili, ci andavano pagando loro. E c'era una bella differenza tra quello che era lì come piccolo, appunto, borghese ricevuto grazie ai soldi della monarchia e quelli che ci andavano perché erano figli delle grandi famiglie di Francia. Lui la scalata l'aveva fatta tutta ed era arrivato sopra i suoi colleghi di collegio. Però capiva, andando a ritroso con questa pellicola, lui capisce che in fondo era nato così e che era sempre rimasto un uomo molto più semplice di come poi aveva voluto decorarsi e che quella semplicità era poi forse la via di quel bivio della felicità, era la via dello scrittore, insomma, erano le vie che mi hanno raccontato. All'indietro, mi fermo un secondo su questo punto, no, in avanti. I 5 anni di Sant'Elena sono un rocambolesco, come dire, un vorticoso, un rocambolesco giro di prospettiva. Questa storia che vista all'indietro era la storia di un parvenu che aveva fallito. Napoleone capisce che invece è esattamente il contrario. E lo capisce perché è un uomo intelligente. E quindi quando gli arrivano un po' di notizie, gli arrivano in ritardo, 3 mesi, 6 mesi, i giornali, poi sono pochi, poi gli censurano le lettere, eccetera, ma capisce che l'Europa sta parlando di lui. E non sta parlando di lui più in termini politici, perché lui ormai è fuori dal gioco della politica, il potere l'ha abbandonato, anzi l'ha liberato, questo essere senza potere. Capisce, ne parlano di questo per timori di fuga, eccetera. Ormai lo sanno che non scatteranno. Ne parlano perché è un'assenza. Napoleone manca in Europa, ma non manca certamente, ripeto, nel gioco politico, nel gioco geopolitico, come si dice. Manca a quelli
che sono nati col secolo, come poi dirà Vittorio Hugo, che uno di loro, manca la sua generazione, manca le generazioni successive, manca tutto quello che lui aveva buttato dentro la sua storia, queste che erano il sottostrato, il metatesto, come si dice adesso. Proprio questa avventura di ascesa, questo nascere dal nulla e diventare tutto, questo giocarsi la partita della vita sempre e comunque, questa energia che nasceva dal merito personale, non certamente dall'essere decimo o dodicesimo rappresentante di un'illustre tradizione. Tutti questi elementi erano quelli che mancavano a coloro i quali, come scrive Mussè, come scrive Vignini, le confessioni di un ragazzo del secolo, in fondo si è, vedono cadere la cappa del passato, la restaurazione, come si dice, e capiscono che non potrebbero mai abitarci dentro. Frase di una gioventù pensosa, come dice Vigni, si siede e si guarda intorno in un universo di rovine, in un universo di rovine dove c'è un grande essere. Le rovine sono quelle che Napoleone ha certamente anche lui provocato, ma ormai non importa. Il problema non è restaurare quelle rovine, è riportare quell'assenza in una presenza costruttiva. E Napoleone comprende da lontano, da questa isola in mezzo all'Atlantico, da questo nulla che è diventata la sua vita, che c'è un Napoleone assente che in prospettiva è più vero ed è più forte del Napoleone di me. E allora quel suo essere borghese, quel suo essere un uomo semplice, quei dubbi, questo riepilogo, capisce che è il pane per i denti e quello che vogliono sentirsi dire le nuove generazioni, che sono le generazioni della poesia e del romanticismo, si vogliono far raccontare grandi imprese, ma grandi imprese anche sfortunate. La sfortuna, la sconfitta per il mondo romantico diventerà il suggello della gloria assai più che la vittoria. La vittoria la possono ottenere tutti, ma qualche cosa di eroico e di grande come la caduta. No, quella è saper vivere la caduta, quella è il cocchi. Quindi questa assenza caduta diventa, cresce sempre di più e lui la alimenta, mettendo a tacere, e provando anche con i suoi collaboratori che invece riempiono le loro lettere di lamentele, che il vino che dà il governo inglese non è buono, che mangiano poco. Da un certo momento in avanti Napoleone non si lamenta più di sentire. Va bene così, è andata così, va bene. Capisce che la sua posizione non gli consente di essere, tant'è vero che è per questo che dopo tre o quattro scontri con il governatore inglese non lo vedrà più. Dopo tre scontri Napoleone non vedrà più Watson Law vedrà Napoleone morto sul letto di morte dopo 4 anni e mezzo. Per 4 anni e mezzo Napoleone si rifiuterà di incontrare il suo contraltare. E lo fa proprio perché capisce che la sua figura cresce via via che diventa un uomo che sopporta quello che diventa. E vive a questo punto con maggiore gioia le piccolezze, le piccole gioie di quella vita che si è sempre negato. Io in queste pagine lo racconto in diversi punti. Uno mi ha colpito particolarmente, forse perché con mia moglie condividiamo le gioie e le disillusioni del giardino, dell'orto, qua sopra a Sant'Agata, il Napoleone giardiniere. Napoleone, siamo già avanti col tempo, siamo ormai quasi un po' prima che la malattia si proclami in tutta la sua durezza e lo impedisca quasi poi alla fine di poter fare. Ma a un certo punto lui decide che la felicità è nella creazione di un giardino. Lui da un certo momento in avanti, l'ho detto, mi scuso se lo ripeto, diventa un cercatore di felicità nel piccolo, cioè decide che Sant'Elena è un posto dove si può stare bene. Infatti è di quelli che ne parlerà bene, che ho detto a qualcuno, Napoleone parlerà sufficientemente bene di Sant'Elena, soprattutto a un certo momento in avanti. Smetterà di dirne male e comincia a dire bene, ma insomma, ci si può stare, anzi, io ci voglio stare bene. È una scommessa di felicità. Questa scommessa di felicità una mattina diventa la decisione che un giardino intorno a Roma gli assicurerà la felicità, perché un giardino. Ora, questo è un uomo naturalmente che ha avuto giardini meravigliosi in giro,
il giardino che lui costruisce è un giardino intorno a questa casa dignitosa, ma insomma, è un giardino che tutti noi potremmo considerare piccolo persino per noi, ma lui lo costruisce, cioè lo costruisce tra l'altro ai tropici, dove far crescere qualche cosa non è proprio facilissimo, anche dalle nostre parti non è facilissimo, ma proviamo anche noi con piglio napoleonico. Alle 5 del mattino, alle 6 del mattino, così, dorme poco, si sveglia e sveglia tutti quanti. Comincia a bussare alle porte dei suoi vari collaboratori, anche di questo importo locale, come dei suoi valletti, come di tutto un gruppo di cinesi, perché l'isola è piena di cinesi che vengono a lavorare per gli inglesi, e c'ha un rastrello in una mano, una zappa in un'altra, consegna questa roba, scuote tutti dal torpore, dice, cioè, che cosa... Viene raccontato da un colletto, non sto inventando nulla, perché io non amo inventarmi, è così, e dice, insomma, dobbiamo anche... E questa gente, insomma, perplessa, perché l'impresa è ancora più destinata alla sconfitta della battaglia di Waterloo. Waterloo si poteva vincere, ma fare un giardino ai tropici, come lo immagino, pianta degli aranci, pianta dei fiori, alla fine poi rimarrà solamente qualche albero della gomma, che è l'unico che resiste su questo pianoro dove sta Longwood House, dove peraltro soffia il vento, è tutto polveroso. Ma insomma, lui dà vita alla costruzione di un giardino ben congegnato, perché lui è un uomo sempre di organizzazione, lato est, lato ovest, qui ci mettiamo questo, qui ci mettiamo quell'altro, fa partecipare tutti, i quali più o meno di buona lena si applicano alle 7 e 8 del mattino fino a quando fa caldo, giusto che sia, cioè fino a mezzogiorno, dopodiché a mezzogiorno l'uomo si mangia, c'è una piccola pausa verso le 8 e 9 del mattino, tutto questo è raccontato nelle memorie, più o meno ricordo qui, ed è lì che poi lo raggiungono i suoi più stretti collaboratori, i quali si rifiutano di cominciare a lavorare, a fare i giardinieri alle 6 del mattino, si presentano verso le 8 e 9 per la proclamazione dell'imperatore e lì si mettono a chiacchierare, chiacchierando, fanno passare con 2 o 3 ore che portano a mezzogiorno, poi c'è il pranzo e si sono scappati, scusate, un linguaggio accademicamente troppo complicato, la giornata di fatica. Insomma, Napoleone no, Napoleone invece fino a un certo momento poi si scorge che gli stanno crescendo i cali, quindi il lavoro è duro e smette un po' anche lui, ma zappetta anche lui e soprattutto lui costruisce le canaline per portare l'acqua, perché in tutto questo gioco di giardini noi scopriamo non solo Napoleone giardiniere, ma sarà che si sempre io sono appassionato di questa particolare teoria, ma si diventa a giocare con l'acqua. Per cui cominciamo la pompa per queste canaline, fa costruire tutto un sistema di fontane anche con un certo carico che devono portare l'acqua in queste canaline che devono irrigare il giardino est, il giardino ovest, il giardino nord, eccetera, e si diverte a giocare, a schizzare l'acqua addosso ai suoi servitori, a vederla gorgogliare, insomma, è così che passa 5-6 mesi. Poi questo giardino non riesce a sopravvivere più di tanto perché lui poi comincia a stancarsi. Però è ancora l'uomo che verso 7, 8, 10 di aprile, muore il 5 maggio, e diciamo che dalla metà di marzo la irreparabilità della malattia che deve portare alla morte è evidente, è una malattia, trattandosi di un cancro, un ulcera, ma in realtà è un cancro allo stomaco che gli provoca dolori crescenti, morfinici, ed è insomma. Un giorno si fa trovato, scusate perché i particolari sono tanti, ma lui si era portato un guardaroba molto, molto ristretto, per cui questo Napoleone usa Longwood vestiti come diremmo noi rivoltati. Quando sono visi i suoi servitori se ne accorgono, rinacciano o rivoltano gli abiti e i re di Napoleone. E alla fine aveva qualche indumento, soprattutto qualche camicione molto ampio, quelli che sono comodi, soprattutto per le temperature, li cambia spesso perché la malattia, il sudore, eccetera. E una mattina che si sente fresco, che è stato riposato, apre e guarda.